La linea obliqua. Stiamo preparando la nuova serie e nell'attesa riproponiamo le puntate più interessanti della scorsa stagione. Anita Rondoni di Foligno. Un incidente stradale la porta a svolgere esami medici approfonditi dai quali viene diagnosticata la sclerosi multipla. Da quel momento Anita affronta con spirito combattivo la sua nuova vita ed oggi coordina il distretto Foligno Spoleto Valnerina dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Mauro Zampolini, illustre fisiatra e responsabile riabilitazione e fisiatria della ASL Umbria 2, parla dell'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla riabilitazione intensiva e dei traguardi relazionali ottenuti dalla medicina narrativa. Il sorriso di Teo, il sorriso di Matteo Baroni. Matteo è affetto da una cardiopatia congenita che lo porta a percorrere un itinerario fatto di ripetuti ricoveri, stasi e ricadute, fino alla sua tragica scomparsa a soli 14 anni. Il papà, Cristian Baroni, ci accoglie nella scuola che Matteo frequentava a Spoleto e ci parla della Onlus Il Sorriso di Teo. La linea obliqua, su Teleroma 1 e sui canali 890, 899 e 920 di Sky.